sfida. Assessore Cassini, poco fa c'è stato un momento in sala stampa con Walter Vacchino, è stata presentata una borsa, un'iniziativa un po' particolare per i giornalisti, che cosa ci può dire? Ma è stata veramente una opportunità a cui io ho aderito simpaticamente da subito, anche rappresentando comunque l'amministrazione comunale. Il dottor Vacchino ha inteso organizzare questo momento in cui giustamente si sottolinea l'importanza e la centralità dell'Ariston, non solo rispetto alla programmazione del festival, ma rispetto alla programmazione di tutti gli eventi di tutto l'anno a Sanremo. Quindi in questo momento, diciamo, di ringraziamento anche di tutti gli addetti che hanno lavorato intorno a questa grande festival, a questo grande festival, c'è stata questa graziosa opportunità. Una artista, una creativa, ha messo a disposizione una sua produzione, un suo prodotto, una borsa fatta di pelle a mano, dedicata alla musica e quindi dedicata all'Ariston e a Sanremo Città della Musica, una borsa di lavoro quindi con tutte le dimensioni giuste per i giornalisti e che però ha un motivo musicale sul davanti, quindi insomma l'abbiamo messa a disposizione a sorteggio di tutti i giornalisti presenti in sala stampa, c'è stata un'estrazione e c'è stato un vincitore, quindi è stato un bel modo di salutare e ringraziare gli addetti ai lavori che ci hanno seguiti con tanta pazienza, con tanta professionalità in questi lunghi e faticosi giorni. Ha fatto anche un invito in media a parlare di Sanremo, non solo di festival, ma anche di altro. Ma guardi, per me questo è un motivo per la città molto molto importante. Sanremo è giustamente il festival e le manifestazioni importanti che qui si realizzano, ma Sanremo è una città, è un territorio che offre molto di più e offre molto altro. Sanremo, il suo comprensorio, questo territorio così bello, fatto di un ambiente così eccezionale, offre davvero delle eccellenze. Il patrimonio ambientale, il patrimonio artistico, il patrimonio creativo, architettonico, c'è molto da scoprire e c'è molto da gustare. Il dottor Vacchino ad esempio ha presentato un piccolo libro che si rifà ad esempio alla nostra tradizione enogastronomica, quindi insomma anche questo è un gusto che può attrarre potenziale turismo in questa nostra città, in questo nostro territorio, e per noi questi sono valori e sapori che interessano molto.